Li Chaolan nacque in Cina circa 25 anni prima del primo torneo. I suoi genitori morirono quando era ancora piccolo, lasciandolo in balia di se stesso per le strade. Dovendosi confrontare quotidianamente con un ambiente ostile, Li divenne ben presto un attaccabrighe, molto abile nel combattimento e con riflessi sorprendenti per un ragazzo della sua età. Queste qualità catturarono subito l'attenzione di Eachi Mishima, che durante un viaggio d'affari assistette ad un combattimento tra Li e altri ragazzi. Impressionato dalla sua abilità, Eachi decise di adottare Li e lo portò con sé in Giappone per educarlo. Eachi però in realtà non provava alcun affetto nei confronti di Li. Il suo vero scopo era quello di crescerlo come rivale di suo figlio Kazuya, dandogli un avversario contro cui doversi confrontare costantemente. La loro abilità era uguale e ben presto Li divenne famoso tra coloro contro cui si era scontrato come il demone dai capelli d'argento. Essendo figlio adottivo di Eachi, Li aveva diritto di comandare la Mishima Zaibatsu tanto quanto suo fratellastro Kazuya. Eachi quindi lo inviò negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto gestire le operazioni della Mishima Zaibatsu sul suolo americano. In quel periodo, mentre Eachi allenava personalmente Kazuya al karate stile Mishima, Li studiò arti marziali con Paul Phoenix e Martial Law. Anche Li partecipò al primo torneo King of Iron Fist, ma venne sconfitto, come suo padre Eachi, da suo fratello Kazuya, che dopo la vittoria prese il comando della Mishima Zaibatsu. Li si ritrovò quindi a dover servire Kazuya, diventando un suo subalterno, incaricato della direzione della Tekken Force e costretto a gestire le questioni più umili, cosa che alimentò il suo risentimento. Venne poi avvicinato da Wang Jinrei, amico di famiglia dei Mishima, che lo mise in guardia sulla pericolosità di Kazuya e chiese il suo aiuto per poter insieme ristabilire l'onore perduto della Mishima Zaibatsu. Li però decise invece di aiutare il suo capo, ostacolando Eachi durante il secondo torneo King of Iron Fist abbastanza lungo da permettere a Jun Kazama di avere tutto il tempo necessario per sconfiggere il demone che stava possedendo Kazuya. Eachi, deluso e furente con Li, alla fine lo sconfisse piuttosto facilmente. Jun purtroppo non era riuscita a liberare totalmente Kazuya dal male. Egli infatti, durante lo scontro finale con Eachi, liberò totalmente la sua forma demoniaca. Dopo il secondo torneo, Li fu espulso dalla Mishima Zaibatsu per aver tradito la fiducia di Eachi, schierandosi con il suo fratellastro Kazuya. Nel periodo seguente il desiderio di vendetta consumò Li, finché non realizzò che era un inutile spreco di energie uccidere un uomo anziano, a cui probabilmente restavano solo pochi anni di vita. Allora Li decise di abbandonare i combattimenti e andò a vivere in una villa alle Bahamas, con l'intento di condurre una vita pacifica e solitaria. Anni dopo Li scoprì online una enorme svendita delle azioni della G-Corporation. Una liquidazione del genere poteva essere sintomo solo del fatto che era accaduto qualcosa di davvero grosso. L'intuizione di Li si rivelò corretta. Dopo aver hackerato i loro computer centrali, Li era riuscito ad accedere alle comunicazioni aziendali interne, scoprendo che la Mishima Zaibatsu aveva recentemente attaccato la G-Corporation, causando danni significativi alle loro strutture di ricerca. Li scoprì anche che una nuova forma di vita stava venendo sviluppata all'interno dei laboratori della Mishima Zaibatsu, ma erano in fase di stallo poiché per lo sviluppo necessitavano di un elemento critico di cui non erano in possesso. In un incredibile susseguirsi di coincidenze, in quello stesso periodo venne anche annunciato il quarto torneo King of Iron Fist, cosa che riaccese la voglia di combattere di Li insieme al suo risentimento verso Mishima. Al fine di evitare che la Mishima Zaibatsu scoprisse la sua vera identità, Li si iscrisse al torneo sotto il falso nome di Violet. E come ulteriori misure per mascherare la sua identità, tinse i suoi scintillanti capelli argentati di viola, abbinati al suo nuovo look purpureo, e indossò un paio di occhiali da sole. Li non partecipò però da solo, iscrisse infatti al torneo anche la sua nuova creazione, il robot multifunzione Combot. Li partecipò al torneo per sconfiggere Eachi, ma si ritrovò a doversi scontrare con Kazuya. Sorpreso della partecipazione di Kazuya, che credeva morto in seguito al secondo torneo, Li perse la concentrazione e con essa il combattimento. Dopo la morte di Eachi in seguito all'esplosione dell'Honmaru, Li pianificò di appropriarsi della Mishima Zaibatsu, ma ormai era troppo tardi, Kazuya si era già messo in mezzo. Il mese successivo venne annunciato il quinto torneo, a cui Li decise di partecipare per eliminare una volta per tutte Kazuya ed impossessarsi della Mishima Zaibatsu.
Dopo l'iscrizione, però, Lee scoprì che non era stato Kazuya ad indire il torneo, ma suo nonno Jinpachi Mishima, con la quale non aveva mai avuto alcuno screzio. Quindi Lee perse interesse nel torneo e lo abbandonò, tornandosene nella sua villa alle Bahamas. Qualche tempo dopo, però, Jin Kazama portò al mondo nel caos e la G-Corporation gli si contrappose. Stupito da questa improvvisa risposta militare da parte della G-Corporation, di cui era uno dei principali azionisti, Lee condusse un'investigazione privata con la massima segretezza e scoprì che era Kazuya la vera forza dietro le azioni della G-Corporation. In seguito venne annunciato il sesto torneo King of Iron Fist e, dopo essersi assicurato della partecipazione di Kazuya, Lee decise di iscriversi. Excellent!